era il 1984-85, in Italia imperversavano giocatori del calibro di Platini, Domenech, Diego Armando Maradona, Falcao, Cerezo, Passarella, Bertoni, Passarella aveva i bicipiti come il marmo, come diceva qualcuno. Sì, signori e signore, parliamo della squadra rivelazione. Non è il Chievo con Eriberto e Manfredini sulle fasce. E non era neanche la squadra di Passarella, Maradona, Rumenic e Platini. Cioè, chi l'ha vinto sto scudetto? Parliamoci, dai, forza. È stata l'ultima curva romantica della storia del calcio. Un calcio in cui ogni tanto ancora scivolava il piede, lo scudetto lo vinceva il Bologna, lo vinceva il Cagliari, lo vinceva la Lazio. E l'ultima squadra fu il Verona di Osvaldo Bagnoli. Allora, Osvaldo Bagnoli, per chi non lo sapesse, faceva parte di quell'11 stratosferico di Nereo Rocco, da dove vennero sfornati, prodotti, clonati, allenatori su allenatori. Come? Lui viene dalla Bovisa, proprio dalla terra. Giovanni Trapattoni, Scala. Come no? Scala faceva parte di quella squadra, insomma. È un'unione del secondo Albertino Bigon. Albertino sì, Bigon. Insomma, è allenatore incredibile, silenzioso, progettuale e tanta difesa. Che cosa accade a Verona quindi nell'84-85? In realtà il Verona già erano un paio di anni che faceva molto bene, sesta l'anno prima, addirittura quarta 2 anni prima, però si pensava che sarebbe rimasta qualche anno a navigare come sorpresa tra il quarto, il quinto, il sesto posto e poi sarebbe andata giù. E invece? Allora, parentesi, invece, per gli amanti della cinematografia italiana, quello era l'anno delle riprese dell'Allenatore del Pallone. Come no? La famosa Longobarda di Ronzo Canà, che partecipava al campionato di calcio. Un campionato, a mio avviso, fortissimo. C'era Socrates nella Fiorentina. Aristoteles nella Longobarda. Bravo, Falchetti e Mengoni, che furono ceduti non si sa a chi, però questa è un'altra storia. Fondamentalmente il Verona aveva una squadra operaia, combattiva, catenacciata, passami il tempo, o no? Io, e facci vedere questo catenaccio. Parli con uno che ritiene. Facci vedere il catenaccio. Parli con uno che ritiene che il catenaccio sia un modo di giocare come un altro. E dai, che all'occorrenza serve. Poi ti dico in chiusura cosa disse Mourinho a proposito di una partita giocata a catenaccio, quella a Barcellona, ma te lo dico alla fine. Allora, questa è la squadra di Bagnoli. Dove vai? Fanna aveva i capelli, sì o no? Fanna non aveva più i capelli. Già. Sì, perché Fanna i capelli li aveva già lasciati alla Juventus e forse all'Atalanta prima. Fanna era questo a destra. Ma dove sta la particolarità di questa squadra? Che Bagnoli, difendendo la porta, aveva sostanzialmente trasformato una quantità di difensori in centrocampisti che giocavano a centrocampo con le caratteristiche dei difensori. E allora, c'era una classica difesa a 4, tenendo presente che il quarto è il libero. Quindi avevamo Ferroni a destra, Fontolan il centrale difensivo e dall'altra parte, quello lì un po' più avanti perché spingeva molto, Marangon che poi andò all'Inter con Fanna. Ma la chiave era questo omino qua. Tricella. Questo omino qua è Tricella. Il libero, il famoso libero di una volta. Tricella tra altre cose non solo aveva grande tempismo a chiudere gli spazi dietro, ma poi in fase di proposizione si metteva davanti alla difesa, prendeva la palla e usciva a testa alta con questa palla dal punto di vista romantico, diciamolo, Tricella doveva diventare il nuovo Gaetano Scirea. Esattamente. Insomma, poi andò alla Juve. Però diciamo che i liberi non mancavano in quella fase, c'era Scirea, poi ci sarebbe stato Baresi, prima di Scirea c'era Facchetti, insomma, non era così facile. Però Tricella trovò la sua dimensione in quel Verona. E qual era la chiave? Questi due omini che vedete erano sostanzialmente la scorta armata di Tricella, perché uno è un mediano a nome Volpati, anche se quell'anno giocò spesso Sacchetti di Reggio. E quello all'altra parte è il signor Briegel, campione, quasi campione del mondo nell'82 con la Germania, sconfitto in finale dall'Italia, è un terzino, che però viene adattato a ruoli di mediano. Sostanzialmente Tricella viene scortato da questi due mediani a portare palla. Due panzer, esattamente. Fino a quando non gli va incontro l'altro regista della squadra. Di Gennaro prende palla, i due mediani continuano a scortarlo, ma Di Gennaro la palla la tiene poco, perché appena la palla succedono delle cose strane in attacco. Fanna come un pazzo corre da questa parte, dall'altro lato Marangon sale ancora, Elkier, che era il centravanti, un animale importante, l'Arsenal danese, da profondità, e Galderisi gli gira le spalle. Capisci che un attimo e Di Gennaro può scegliere a chi dare la palla, per poi inserirsi lui stesso o Briegel qualche volta.
Tutti gli altri restano bloccati dietro, neanche con l'ordine del Papa si muovono. Si muovono. È chiaro che c'è anche tanta qualità. C'è anche tanta qualità in questo. E il Verona poco poco per volta, perché il Verona era abilissimo ad andare dall'altra parte in un attimo. C'era un altro schema, tra l'altro, perdiamo veramente poco tempo. C'era un altro schema molto interessante, molto semplice. Sul rinvio del portiere, quando la squadra avversaria non era ancora posizionata bene, era una sorta di contropiede, una transizione organizzata dal portiere. Lancio lungo a cercare Brigel, quindi si saltava trincella. Brigel stoppava la palla o addirittura di prima intenzione la girava Di Gennaro, e Di Gennaro poi innescava Elkjær o Fanna, e quindi in due passaggi erano dall'altra parte. Questo è il vero. Due dati. Portiere che parava con le mani e con i piedi, incredibile, Garella, che sì, poi abbiamo visto nel Napoli di Diego Armando Maradona, e Galderisi, probabilmente uno dei giocatori nello scatto e tiro più veloci di sempre. Sfortunato per essere capitato in un'epoca in cui la concorrenza era importante. Era importantissima, però le sue occasioni l'ha avute per il Mondiale dell'86. Assolutamente. E poi ha fatto il Milan. Qui va in merito a Osvaldo Bagnoli, perché tanti di questi giocatori non trovarono grandissime fortune altrove. Fanno il Maradona, poi andarono all'Inter e non riuscirono a ripetere, ad esempio. Sì. Lo stesso Calderisi, stesso discorso e così. Stadio Bentegodi, pieno, festante, un'impresa incredibile. E soprattutto, ricordiamoci, Osvaldo Bagnoli è diventato il presidente onorario dell'Hellas Verona, meritatissimo, un allenatore incredibile. Probabilmente lo stereotipo di allenatore vecchia scuola, silenzioso, lavoratore e con le idee chiare. Ovviamente quello dell'Hellas Verona, chi circola ancora oggi dopo 35 anni per le strade di Verona, capisce che sono ancora trattati come dei miti, come degli idoli. Un gradino sotto loro c'è solo Cossato per il gol a Reggio, ma questa è un'altra storia. Chiudiamo sul catenaccio. Vuoi sapere cosa disse Mourinho a proposito della sua tattica catenacciare a Barcellona nella semifinale di Coppa? Ah, sentiamo. Disse semplicemente, quando gli chiesero, il Barcellona, tutti dietro, ha detto, guardate, il Barcellona vuole fare possesso palla, perché ti prende alto, ti aggredisce alto, ti tiene lì perché vuole fare possesso palla, e quindi non ti fa respirare. E io la palla gliela do. E poi però, sto tutti dietro, e vediamo se con questo tiki-taka riescono a passare. Cosa voglio dire? Che il catenaccio è un modo di giocare, e a seconda delle situazioni delle squadre, può essere, a mio avviso, anche messo in pratica, senza che sia una offesa, un vilipendio al tuo. Lei è bravo, Branca, però come diceva Mourinho, è troppo facile parlare a giochi fatti. Tu, giornalista, parli quando è già finita la partita. Io vengo pagato per vincere la partita. Arrivederci. Alla prossima.